conclusione, la rete di Nunamen torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale, ma questo è un gol incredibile, ma che gol ha fatto! Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Riparte l'avventura di Handball Mania, terzo ciclo di trasmissioni che apriamo all'indomani della prima giornata del massimo campionato maschile e alla vigilia della prima giornata del massimo campionato femminile. Dunque attività già cominciata da un bel po' di tempo con la fase pre-campionato, con il campionato maschile che è appena cominciato, con le attività anche delle nazionali che cominciano a prender piede. Insomma, si entra nel vivo e si entra nel vivo in compagnia del nostro appuntamento settimanale, come sempre in compagnia di Matteo Aldamonte. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Riposato, rilassato dopo sì. Un'estate priva di grandi impegni, no? Abbiamo chiuso questi campionati europei a Lignano Sabbiadoro, insomma ci siamo dati da fare. Assolutamente sì. Invece vedo molto tirato Vito Fovio, che è il nostro primo ospite, sta già scalpitando in attesa del ritorno in campo, previsto per? Se tutto va bene a metà ottobre. Immagino la partita Siena-Fasano, sì, no? Siena-Fasano il 12 ottobre, le previsioni sono quelle, speriamo sarà, di sarà il destino. Ci sarà da ragionare, certo. Da presentare in maniera particolare, insomma, il confronto tra il Siena di Fusina e la tua ex squadra. Parleremo ovviamente di massimo campionato maschile con Vito Fovio, già andata agli archivi la prima giornata di campionato, una giornata che ha sostanzialmente, Vito, confermato quelle che erano un po' le previsioni della vigilia. C'è un equilibrio ancora più marcato rispetto alla passata stagione, che pure ha vissuto, dopo tanti anni di girone, di tre gironi, ha vissuto insomma momenti sì, di grande spettacolo. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Sì. Io penso che tolta Bolzano, che secondo me, a mio parere, quest'anno è ancora più forte dell'anno scorso. Perché? Perché ha acquistato un giocatore, secondo me, uno dei terzini più completi che ci sono nel campionato italiano, in quanto, cioè Starcevic, in quanto oltre ad essere un ottimo attaccante, anche in difesa può veramente fare la differenza. Il Bolzano l'ha dimostrato anche nel doppio confronto che ha avuto in Coppa contro la Plard, dove tra l'altro anche sfortunatissima, purtroppo. E quindi ma che pensa un portiere, tu conosci bene Volarevic, prendere il gol dell'eliminazione sul tiro franco? Ma io penso che se ripetono un milione di volte quel tiro non entra in quella maniera, perché c'è stata una deviazione che ha proprio tolto il tempo di reazione a Mate, che purtroppo non ha, in quelle circostanze non ha il tempo di reagire con una deviazione del genere. Sono stati veramente sfortunati ed è stato un vero peccato, soprattutto per noi, per il nostro movimento, che il Bolzano non abbia passato il turno, in virtù soprattutto di due partite perfette giocate veramente ad altissimi livelli. Sono assolutamente d'accordo con te, comunque complimenti al Bolzano. Questo è anche un po', Matteo, un segnale, un'inversione di tendenza che noi auspichiamo da tempo, no? Di squadre italiane, soprattutto squadre maschili, che possano in qualche modo cominciare ad essere protagoniste anche oltre i confini nazionali. Assolutamente sì, io sono d'accordo con Vito, perché Bolzano ha davvero interpretato al meglio questo doppio turno di AHF Cup e l'ha interpretato con uno spirito che non vedevamo da un po' per quanto riguarda una squadra italiana, perché di solito l'approccio alle coppe è quasi brutto da sentir dire, sempre che sembra quasi un premio per i giocatori per quanto fatto una stagione prima. Invece Bolzano ha giocato per passare il turno ed è stata davvero sfortunata. Bene, invece cosa è successo nel primo turno di campionato? Poi vedremo il servizio rapidamente, se puoi presentarlo. Hanno ben impressionato senza ombra di dubbio il Siena di Vito Fovio e di Alessandro Fusina, anche se Vito ha tifato i suoi compagni dagli spalti, e il Sassari, che debuttava nel campionato di Serie 1 e che è andata a vincere sul campo del Fondi. Si conferma il Conversano, facciamo il punto nel servizio. Un pareggio e 4 vittorie di misura, tutto su 6 partite giocate. La Serie 1 lascia intendere già dalla sua prima giornata quello che attende gli appassionati, ovvero una stagione entusiasmante senza certezze da qui fino al maggio prossimo. Pari e patta nel match più atteso, 22-22 tra Pressano e Cassano Magnago al Palavis, due delle formazioni giunte dritte dai playoff dello scorso anno. Da brividi il finale con una bordata di Nikocevic che fredda Monciardini e i Lombardi che già pregustavano l'impresa. L'inizio di campionato dei ragazzi di college è di
di quelli da far tremare i polsi. Sabato prossimo, nella prima stagionale all'attacca, arrivano i campioni d'Italia di Bolzano. Contro di loro il ricordo più nitido è della serie di semifinale della passata stagione. Sarà già partita vera. Testeranno subito le proprie ambizioni da grandi Sassari e conversano una contro l'altra alla Pala Santoro, che torna così ad essere palcoscenico da Serie A1. La prima giornata ha generato fatiche opposte ma stessi esiti per le due squadre. Sassari ha vinto a fondi con un'invenzione di Bruno Berzic a tempo scaduto. Conversano ha passeggiato in casa contro Cologne godendosi uno Sperti da subito a mille e autore di ben 15 reti. Il nuovo Siena risponde presente all'appello della prima giornata e vince 31-28 in casa contro Bressanone. È un messaggio chiaro lanciato al campionato, quello dei toscani guidati da Fusina. Messaggio nell'aria dopo la campagna acquisti è divenuto certezza per effetto della qualità e dei numeri. 9 gol prodotti da giocatori di prim'ordine come Radovcic, già protagonista alla palestra. Le prime giornate non potranno che essere di assestamento. Restano da capire allora i nuovi equilibri d'organico di Trieste e Fasano opposte sabato al Chiarbola, come anche di Gaeta e Merano, entrambe coi due punti in tasca dopo i primi 60 minuti e anche loro una contro l'altra nel programma di sabato prossimo. E mentre la regia ci propone la classifica del massimo campionato dopo un turno molto semplice, fin troppo semplice individuarla, chiedo a Vito Fovio, abbiamo detto del Bolzano, poi ci ritorneremo sulla Bolzano perché ascolteremo alcune interviste realizzate dopo, subito dopo il doppio confronto internazionale, ma per parlare un po' anche del contesto internazionale, della pallamano italiana, ti chiedo quali potrebbero essere invece le sorprese. Poi approfondiremo Siena, non so se collocarvi tra le possibili sorprese o tra le grandi protagoniste, considerato che non siete all'esordio del massimo campionato, però tra le possibili sorprese ti faccio un nome, Sassari per esempio. Guarda, Sassari ha fatto sicuramente un mercato importante perché ha portato gente esperta, di valore, però è una squadra nuova, cioè una giornata è poco per definire un po' il valore del Sassari. Sicuramente sabato, dopo la partita in casa col Conversano, si avrà una dimensione più, diciamo, più chiara della potenza del anche Sassari. Potendo ospitare il confronto in un catino come il Pala Santoro, sì, che anche immaginiamo perché Sassari possa rappresentare sappiamo un valore, benissimo, certo, che è una piazza storica dove, certo, l'entusiasmo per la pallamano non è mai mancato e sicuramente sabato ci sarà un bel po' di gente. Quindi penso che sì, possa essere una delle sorprese di questo campionato. Cassano e Pressano li consideriamo ormai delle grandi del massimo campionato? Guarda, io farei un discorso differente sinceramente. Il Pressano lo vedo veramente forte quest'anno. Sabato ha pareggiato in casa, ma c'è da dire che gli mancavano Di Maggio, Alessandrini, Dantino, gente di peso che ha fatto tanto in questi anni. E l'acquisto di Nikočević, che secondo me in questo campionato, per caratteristiche di giocatori e per carattere anche del giocatore che è, farà veramente molto bene, farà fare un ulteriore salto di qualità al Pressano, che penso sia una delle forze più importanti di questo campionato. Mentre per quanto riguarda Cassano, secondo me in generale fare cose importanti, diciamo tra virgolette, è semplice, la cosa più difficile è confermarsi, quindi confermarsi quest'anno con un gruppo così giovane comunque alla fine, perché tolto Ilic che dà, diciamo, sicurezza, certo, esperienza, sono tutti... Il gruppo peraltro arricchitosi dalla presenza di Jack Savini. Cioè... Savini di sicuro valore, ma sempre giovane, io voglio vedere se riesce a confermarsi, i presupposti ci sono ovviamente, però c'è da vedere, mentre Pressano lo metto lì, diciamo, come una garanzia, diciamo, in questo campionato. Vediamo allora, ritornando di nuovo ad occuparci della pallamano internazionale, sono state, abbiamo delle interviste, no Matteo, realizzate subito dopo la partita di ritorno, gara 2 della Bolzano. Esattamente, Paolo Savio ha ascoltato i giocatori del Bolzano, naturalmente tanta delusione per un'eliminazione dalla EHF Cup che, lo ricordiamo, è maturata con un gol su tiro franco a tempo scaduto di fatto, e perdendo di un gol Bolzano avrebbe passato il turno, è finita 28-26 per l'Alplard, vediamo. Bravo a tutti, bravo, abbiamo dimostrato un'altra volta che siamo a livello di loro, hanno detto prima che no, loro erano super favoriti, no, non siamo inferiori a nessuno, abbiamo dimostrato andata e ritorno, bravo a tutti, bravi ragazzi, hanno lasciato tutto, peccato, perdere così è bruttissimo, però dimostra che il nostro livello è alto, complimenti a tutti. Sì, abbiamo messo tutto. Un minuto e mezzo alla fine avevamo più uno
e attacco, eravamo già dentro e non so cosa è successo e non lo so veramente. Abbiamo fatto una bellissima partita, a parte questo, però quando perdi la partita così ti rimane rammarico, no? Però veramente due partite di un livello grandissimo abbiamo giocato, che una squadra italiana, io da quando sono in Italia 10 anni non ho mai visto che ha giocato, mai. Questo è una, due partite di un grandissimo livello abbiamo fatto. E nelle immagini appunto il clamoroso gol subito praticamente a tempo scaduto. La pallamano italiana, tu hai grande esperienza anche con le nazionali, quanto manca ancora Vito per insomma, in qualche modo non agganciare ma quantomeno avvicinarsi ancora di più alla, all'Europa che conta? Bah, come ha detto Matteo, questo, diciamo, questo turno fatto da Bolzano ha dimostrato che comunque qualcosa della mentalità italiana è cambiata, perché in passato si cercava di far bene in casa e andare a fare le vittime in trasferta, quindi qualcosa è cambiato. Ci manca, la strada è quella, bisogna solo tanto lavoro e creare anche un prodotto che abbia successo anche tra le nostre, cioè in Italia, nel senso anche dal punto di vista televisivo, di immagine, perché comunque lo sport indubbiamente attira, perché anche nelle altre nazioni c'è seguito. Noi siamo sulla buona strada, io sono fiducioso, comunque la nazionale sta crescendo, speriamo adesso anche di qualificarci col prossimo appuntamento a gennaio, che per noi secondo me è fondamentale per, diciamo, per il proseguo di questo processo di crescita. La strada è quella, bisogna lavorare, Marcello, non ci sono segreti, lavorare e avere come obiettivo comune quello della crescita. Prendere esempio da Vito Fovio, uno che non ha mai fatto mistero della propria dedizione al lavoro. Matteo. Vito, sicuramente un dato interessante è che c'è una contaminazione, a mio avviso, tra l'esperienza e il lavoro che si sta facendo in nazionale e quello che poi ha mostrato il Bolzano, no? Ci sono giocatori che sono perno della nazionale, Sonnerer, Turković, Volarević, e che hanno riportato, che lavorano in un certo modo in nazionale, stanno lavorando in un certo modo a Bolzano, ne beneficiamo tutti quanti. Ma questo è scontato, perché sicuramente per fare partite del genere, oltre all'esperienza, serve l'esperienza internazionale, soprattutto il lavoro ad un certo livello, e a questi ragazzi, diciamo, Dejan, anche lo stesso Gaeta che per anni è venuto lì in nazionale, è stata quella, anche Martin Sonnerer ormai è un punto fermo della nostra nazionale, in campo comunque i risultati si sono visti, e questo è proprio lavorando così, giocando partite a livello internazionale di un certo livello, che sia i giocatori, che la nazionale, che i club possono crescere. Senti, parlavi prima dell'appeal, no? Che necessariamente la pallamano italiana deve conquistare a tutti i livelli per poter in qualche modo colmare nel corso di un tempo, immaginiamo, speriamo non troppo lungo, il gap che ci separa dall'Europa che conta. È importante sotto questo aspetto anche la contaminazione, per utilizzare il termine già utilizzato da Matteo in precedenza, nei grandi centri italiani, no? Nelle grandi piazze. Siena è una grande piazza, piazza storica anche dal punto di vista sportivo, se pensiamo a tutti gli scudetti conquistati dal Monte Paschi, che sta da 2 anni vivendo questa esperienza con la pallamano. Il tuo è l'esordio a Siena, sì, dopo aver girovagato per l'Italia. Ecco, che ambiente hai trovato e quanto margine di crescita ha Siena proprio come diffusione della pallamano? Guarda, secondo me Siena ha un potenziale grandissimo, in quanto è sicuramente legata come mentalità e come storia al basket. Però è una piazza fatta di sportivi, se si riesce a creare il giusto entusiasmo, l'appeal giusto, penso che si possa far bene. La pallamano Siena vive sull'onda dell'entusiasmo e dell'ambizione del nostro presidente Marco Sant'Andrea, che ha una passione esagerata e che ha creato una struttura, o meglio sta cercando di creare una struttura importante per appunto prima societaria, poi tecnica. Prima societaria, poi tecnica, ovviamente, per appunto portare a Siena, far diventare Siena una piazza importante per la pallamano. C'è Sandro Fusina come allenatore, che secondo me è l'uomo giusto al posto giusto. Il giocatore ha cercato di fare un buon mix tra gente più esperta e gente più giovane, non ha la presunzione di pretendere di vincere subito come si può pensare, ma è una persona molto diciamo obiettiva, lungimirante. Quest'anno il nostro, penso, primo obiettivo è indubbiamente la Coppa Italia, che organizzeremo in casa, e far bene nei playoff.
Poi pian piano avremo altre ambizioni, però ripeto, c'è tutto per poter far bene. Il presidente ci sta mettendo a disposizione, diciamo, una struttura importante, stanno i giocatori riuscire comunque a dare le giuste risposte. Se riusciremo a far questo, penso che ci divertiremo. Vito, tu sei una certezza, Demis Radovčić è un'altra certezza, tra l'altro veniva da una stagione forse non brillantissima, quindi è in cerca sicuramente di riscatto, vorrà sicuramente andare a riprendersi la nazionale, però Siena, come dicevi tu, ha puntato su un mix e ci sono alcuni giovani su cui tutta la pallamano italiana ha gli occhi, perché sono ragazzi che arrivano da questa nazionale dei miracoli, no? Se vogliamo dire certo, così, da questa generazione d'oro che ha vinto. Come stanno rispondendo questi ragazzi? Cage e Bronzo su tutti. Bronzo penso che comunque si sta confermando un gran talento, che ha già fatto esperienze, diciamo, anche con il nazionale senior. La novità è quello che più mi ha stupito è Casa, oltre ad avere una potenza fisica indubbia, ha anche delle caratteristiche secondo me psicologiche adatte, nel senso che è un ragazzo che ascolta, un ragazzo umile, che ha voglia di lavorare, molto concreto in quello che fa. Tra l'altro era la prima partita di A1 sì, in carriera, quella che giocava. Ha fatto in difesa, è stato il migliore, in attacco ha fatto 6 gol, non ha buttato un pallone, sembrava un veterano in campo. E lui è stata, secondo me, fino ad oggi, per quanto mi riguarda, la sorpresa, sì, in positivo. Perché veramente ha anche come caratteristiche, ha caratteristiche fisiche del terzino di alto livello. Forte, alto, ha un bel braccio, ha voglia di lavorare soprattutto. E poi anche questi ragazzi che fanno parte di questo gruppo vincente, diciamo, certo, hanno quell'ambizione che forse mancava a noi negli anni. Perché soprattutto hanno l'abitudine alla vittoria. Sì, e hanno anche capito che ci possono essere, che possono competere, che sono allo stesso livello delle altre nazioni, e questo si vede anche nella loro ambizione. Ed è fondamentale sia per loro che per tutti noi. Componente psicologica assolutamente importante, certo. L'abitudine alla vittoria, immaginare certo, sempre di poter vincere, di non considerare la vittoria un optional ma una regola. A proposito di diffusione della pallamano, Matteo, lavoreremo tantissimo, no, sulla diffusione della grande pallamano internazionale. Quest'anno. Esatto, perché è confermato per la terza stagione consecutiva, anzi arricchito, l'accordo con elevensports.it, il network multisport che darà tanto spazio alla Champions League maschile, come era avvenuto negli anni scorsi, ma non solo. Champions League femminile, ed è la prima volta, e ancora di più la Bundesliga, con un accordo che direi storico, perché per la prima volta un network su base italiana decide di trasmettere la Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Avremo modo anche di seguire, tra l'altro, le gesta di Domenico Ebner, il portiere dell'Hannover, che è anche il portiere della nazionale italiana, che ha preso l'eredità di Vito Fobio in nazionale. C'è stato proprio il passaggio del testimone, diciamo così. Io direi però di entrare nel clima della Champions, che prende il via il 14 settembre. La seguiremo in diretta su Eleven Sports con la partita tra Pick Szeged e Barcellona, vedendo il promo della edizione di quest'anno della Champions. Dunque, già partita la sfida al Vardar, parlavamo di Domenico Ebner, una tua esperienza col Mimmo Ebner, che hai tenuto a battesimo praticamente, no? Proprio le prime apparizioni di Mimmo in nazionale sono state proprio durante... Anzi, il nome Mimmo, il soprannome l'ho dato io, chiamiamolo Mimmo. Per farlo sentire ancora più italiano. Oltre ad essere un ragazzo fantastico, perché di una... Simpaticissimo. Coinvolge tutti in una maniera incredibile, poi... Cioè, per noi è una manna dal cielo, un talento del genere. Quando l'hai visto la prima volta allenarsi, che hai pensato? Io appena l'ho visto fare il riscaldamento, ricordo, eravamo in Grecia, primo Riccardo viene, ma Vito, cosa ne pensi? È un fenomeno, dove l'avete trovato? Perché faceva robe mai viste, e lì infatti poi ha avuto questa escalation, perché ovviamente è un grosso talento, lo sta dimostrando adesso in Bundesliga, dove sta giocando con continuità, sta giocando bene. Divide la porta con Lesiak, che comunque è il portiere nazionale slovena, non l'ultimo arrivato, e quindi per noi
È una garanzia per noi adesso fino... Il futuro è in buonissime mani. Sì. Ritorniamo in Italia, Matteo, ci attende il prossimo turno di campionato. Diamo un'occhiata alla grafica, ci sono partite molto interessanti, come abbiamo detto durante il servizio, in particolare vedremo soprattutto questa partita tra il Sassari del Conversano, ma non solo, Cologne Fondi, Trieste Junior Fasano, che è una partita che dirà appunto in che dimensione graviteranno queste due squadre, almeno ci darà delle indicazioni, come anche Merano Gaeta, Bressanone Pressano, Appiano che ospiterà in casa il Siena e Cassano Magnago Bolzano che è il remake della semifinale scudetto dell'anno scorso. Partita di cartello, non posso non farti la domanda sulla tua vecchia junior. Partita con una sconfitta, con il piede sbagliato, sconfitta di misura contro il Merano. Io ho visto la partita, comunque non ha giocato male il Fasano, ha pagato l'inesperienza negli ultimi minuti e comunque il Merano è giovane, sì, ma ha due stranieri, il Fasano giocava senza stranieri. Io penso che il progetto che la Junior sta mettendo in atto è un progetto ovviamente a lungo, medio e lungo termine. Ci sarà l'ingresso di Knežević da ottobre-novembre e sicuramente farà un campionato non di alto livello, ma sicuramente secondo me si salva facilmente, anche perché è una piazza importante. La sono ripartiti in pratica, sono no? ripartiti, un nuovo ciclo, sì, un nuovo ciclo, cioè, guidato da Francesco Ancona, sì, piena di giovani, con Messina, De Santis, Bearevic, e ora è tornato anche Leo De Santis, importantissimo, certo, per me il suo ritorno. Hanno un buon mix, quindi con l'innesto di Knežević secondo me faranno bene, sicuramente. Ripeto, sabato hanno perso l'ingenuità nel finale che da giovani, mancanza di esperienza, però penso che sia un progetto che porterà i frutti sperati a lungo termine. Con probabilmente in concomitanza con l'inaugurazione del palazzetto dello sport. Sì, quello penso che sia... Mi sembra chiaro il progetto. Sì, sia chiaro. Ci fermiamo, Matteo, no? Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, poi ritorniamo in studio e parleremo del campionato femminile che sabato apre ufficialmente i battenti. Bene, seconda parte di Handball Mania. Matteo, sabato parte anche il massimo campionato femminile. Come per gli uomini, edizione numero 51, si riparte dopo 3 anni di dominio di Salerno che ha vinto appunto consecutivamente lo scudetto, è aperta la caccia, Bressano Neoderzo candidate principali per inseguire il titolo. Vediamo. Ecco la Serie A 1. Una settimana dopo gli uomini, anche al femminile inizia la caccia allo scudetto. L'ultimo triennio ha avuto una sola attrice protagonista, Salerno, ancora una volta detentrice del titolo. Le campionesse d'Italia, uniche a scendere già in campo in gara ufficiale per la IHF Cup, hanno cambiato tanto in estate, a cominciare dalla panchina riaffidata a Never Rupez, fino ad arrivare ad un roster sensibilmente ringiovanito. E la schiera delle inseguitrici da dietro intanto cresce. Lo sono candidate a pieno titolo Bressanone e Oderzo. Le altoatesine, che già un anno fa si erano assicurate le prestazioni di Giada Babbo, hanno piazzato anche quest'anno il colpo più roboante: riportare Monica Pruster in Italia dopo l'esperienza polacca con il Pogon. Costa, Ucchino, Poderi e Pugliara sono i nomi nuovi di Oderzo, che riparte dal duo Nasta Cavallaro in panchina e che soprattutto si riaffida ai gol di Duran e alle parate di Meneghin. Da valutare all'atto pratico poi le ambizioni e la portata di Ariosto Ferrara, Leno Cassano Magnago e delle new entry Mestrino e Nuoro. Sabato si comincia in programma 4 partite. Se sarà o no un film già visto, lo dirà come sempre il campo. Ed allora approfondiamo i temi del massimo campionato femminile in compagnia del direttore tecnico della Mechanic System Oderzo, Giovanni Nasta, che abbiamo in collegamento telefonico, che ringraziamo per la disponibilità. Ciao Giovanni. Buonasera a tutti, ciao Marcello. Ciao, abbiamo ospite Vito Fovio, che tu conosci molto bene. Ciao Giovanni, buonasera. Con Matteo Aldamonte. Ciao, mister. Allora, che campionato sarà il prossimo, quello che apre i battenti sabato? E mi rivolgo chiaramente, mi riferisco al campionato femminile. Ma secondo me sarà un campionato molto, molto interessante. C'è stata una ridistribuzione delle forze in tutte le squadre, diciamo, che possiamo definire di vertice. Sarà
un campionato interessante, senza dubbio, equilibrato. Più equilibrato rispetto agli scorsi? Scusa? Più equilibrato rispetto agli scorsi campionati? Assolutamente, assolutamente sì, molto più equilibrato. Non credo che ci sarà una squadra, almeno da subito, che potrà mai decidere una partita prima di averla giocata. Sì. Parlavi di redistribuzione delle forze. In precampionato l'Oderzo ha già affrontato il Bressanone a Vienna, un torneo internazionale vinto peraltro dalla Mechanic System Oderzo, un risultato di grande valore anche internazionale, perché era un torneo riservato a diversi club europei. Ecco, avete affrontato e battuto proprio in finale Bressanone, quindi a Vienna una finale tutta italiana, credo che sia stata anche questa una piacevolissima novità. E il Bressanone, che molti considerano come la favorita in virtù degli ingaggi effettuati in quest'estate, che impressione ti ha fatto? Allora, io continuo a considerarla favorita, una squadra molto equilibrata in tutti i reparti, e che devo dire l'abbiamo sì incontrata e battuta, però è una partita che si è risolta solo nel finale, perché è stata una bella partita combattuta punto a punto dall'inizio alla fine. Però c'è da dire che Bressanone era senza Brewster, che chiaramente tutti sappiamo che fa la differenza e in che maniera può fare la differenza. Ha ingaggiato una brasiliana che secondo me farà parlare di sé, un giocatore importante che dà molto peso alla difesa, capace di risolvere anche la partita al tiro, anche se non è proprio una tiratrice pura, una giocatrice che gioca per la squadra, e mi ha fatto un'ottima impressione, ben guidata dal collega Ubi Nessing, quindi senz'altro ha fatto una bella impressione. Ma molto bella impressione mi ha fatto anche il Ferrara, molto combattiva, anche se ha qualche doppione in qualche ruolo, però mi ha fatto un'ottima impressione ed era priva della Raiz, comunque ha espresso un bel gioco e assolutamente da tenere in considerazione. Adesso hanno completato la rosa con un'altra giocatrice, una cubana, e vedremo cosa succederà. Quindi sotto questo aspetto notevolmente cresciuto il livello qualitativo delle squadre nel massimo campionato femminile. Matteo. Il mister non ha parlato dell'Oderzo. Ciao mister, Oderzo che si è ricostruita attorno naturalmente ai suoi perni, ad Arasai Duran e a Barbara Meneghin, ma al tempo stesso ha trovato all'interno del suo roster diverse giocatrici nuove. Allora la prima domanda è chiederti come va l'integrazione, no, del roster, come stanno rispondendo le nuove arrivate. Innanzitutto ciao Matteo, ma allora parlando di noi devo dire prima di tutto che sono contentissimo di aver allestito uno staff di primo ordine che ci consente di lavorare in tutte le direzioni. Mi ha fatto molto piacere vedere la risposta delle ragazze sin da subito, perché dal primo momento c'è una grandissima disponibilità, una grandissima professionalità e una capacità di mostrare un attaccamento alla squadra che speriamo possa recitare un ruolo da protagonista. Sono molto contento del lavoro che stiamo svolgendo dal primo giorno, perché mi fa piacere vedere queste ragazze, seppur giovanissime, lavorare a fianco di fuoriclassi come Duran, come Meneghin, con un impegno, con una grandissima dedizione, con una voglia di apprendere qualche nuova situazione da mettere in pratica durante le gare. Bene. Grazie a Giovanni Nasta, bocca al lupo alla Mechanic System Oderzo e a tutte le squadre del massimo campionato femminile. Voglio chiedere a Vito Foglio, si parlava di Brewster, conosci benissimo Monica, sì, insomma, sì.
tua collega, il fatto che Nast abbia detto, è vero, abbiamo battuto Bressone ma mancava Prusser. Guarda, quanto valore può io avere? Io amo dire che il portiere in una squadra è il 70%. Immagina Monica in una squadra in Italia, non dico che è l'80%, ma può quasi. Veramente si spostare, lei è una che in Italia sposta sicuramente gli equilibri, quindi vedo Bressanone quest'anno veramente candidata a far vincere, secondo il mio parere. Poi qualcuno mi faceva notare, non tanto per il numero di parate che può mettere insieme, ma anche per quanti contropiedi può lanciare ma anche con l'esperienza che ha, sa gestire i momenti di pressione. Vero. L'esperienza serve a quello, e quindi penso che Monica in Italia possa determinare veramente una stagione, spostare gli equilibri. È vero. Matteo, siamo quasi in conclusione, però c'è da ragionare intanto sul primo turno, insomma la giornata inaugurale del massimo campionato femminile, e poi fare un attimo una parentesi azzurra. Esatto, diamo intanto un'occhiata con l'aiuto della grafica proprio alla prima giornata che si giocherà sabato. Riposa Salerno, perché sono 9 le squadre impegnate nel campionato di A1 femminile. Ferrara-Bressanone è una partita sicuramente da subito interessante, occhio anche a Casalgrande Oderzo, Nuoro-Mestrino, scontro fra le due new entry di questo campionato, e il derby lombardo tra Leno e Cassano Magnago. Dopodiché ci sarà già il primo impegno, anzi il primo doppio impegno per la nazionale azzurra impegnata nelle qualificazioni per gli Europei 2020. Con la doppia sfida, Italia che affronterà dapprima il Montenegro in trasferta, e poi il 29 settembre al Palabella Italia di Lignano Sabbia d'Oro sfiderà invece l'Ungheria, una doppia sfida complicatissima per l'Italia di Never Rupes. A dir poco, poco complicatissima. Ad essere ottimisti, diciamo. A tratti proibitiva effettivamente questo doppio confronto con queste due squadre che sono indubbiamente favorite. Questa è la lista delle convocate, si riparte naturalmente da capitan Monica Prusser. C'è anche qualche novità in termini di giovani con Ramona Manolovic, Vanessa Giogap e Garrua, ragazze che naturalmente Fabbo sono ragazze che arrivano. Eh sì, no, sono le ragazze che sono messe in bella evidenza nell'Under 17 che a Lignano ha davvero ben impressionato. Non so se hai avuto modo di seguire qualche... L'ho seguita poco, ma penso che sia il giusto premio anche a le ragazze più valide di confrontarsi anche nella serie, cominciare in qualche modo in ottica a creare anche un cambio generazionale. Vero, futuro. Vero. Questo è importantissimo. Molte giovani, no Matteo? Vedevo la lista delle convocate. Sì, sicuramente quella è una lista di 18, poi si arriverà alle 16 probabilmente, no anzi sicuramente qualcuna uscirà, però è stato avviato un ricambio. C'è una piccola notizia, ritroviamo Annika Niederwieser dopo l'infortunio, questa insomma non è tanto piccola, non è assolutamente una notizia. Considerando il valore della giocatrice. Bene, bocca al lupo anche alle azzurre di Rupec, bocca al lupo a Vito Fovio. Crepi, Marcello. Ci auguriamo, insomma, ora questa parentesi televisiva va bene, ma noi vogliamo rivederti presto e ritrovarti in campo. Bene, grazie. Matteo, dobbiamo soltanto dare ricordare gli appuntamenti al volo, il palinsesto di questo fine settimana. C'è naturalmente tutta la prima giornata femminile, la seconda giornata al maschile, in coda e in vetta alla lista c'è la Champions League con due appuntamenti sui Live Sport, Pick Szeged contro Barcellona il sabato 14 settembre alle 17:30, e poi Kielce contro Kiel, sfida tra polacchi e tedeschi invece alle 19 di domenica. E insomma, ce n'è per tutti i gusti, tanta palla a mano sulle nostre piattaforme, su Pallamano TV e su Eleven Sport. Queste sono soltanto le prime chicche di una stagione che ci auguriamo sia ricca di grandi novità, ricca di pallamano, come è buona tradizione di questo progetto federale. Grazie ancora a Vito Fovio, grazie a Matteo Altamonte. Siamo ripartiti e ci troviamo giovedì prossimo sempre su Pallamano TV. Arrivederci. Conclusione, la rete in un amen, torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale, ma questo è un gol incredibile, ma che gol ha fatto?